Prove tecniche in vista del prossimo fine settimana, quello del lungo ponte dell'Immacolata, quando si teme, o si spera, dipende dai punti di vista, che Bolzano venga presa d'assalto. Il primo sabato di mercatino di Natale in Piazza Walter intanto va in archivio con il peraltro solito bilancio positivo. Già percorrendo via Museo si capiva quest'oggi che l'afflusso di gente era elevato, la prova del 9 poi tra le bancarelle di Piazza Walter, con tanti turisti sì, ma anche tanti bolzanini che negli anni hanno imparato ad avvertire come un valore anche loro il mercatino e tutto quanto ruota attorno a uno degli eventi clou dell'avvento nell'arco alpino. In mattinata i pullman di turisti sono confluiti come previsto alla zona ex Siberia ai piani, da dove poi i treni shuttle hanno trasportato i passeggeri fino alla stazione, servizio perfetto e macchina organizzativa che ha funzionato a dovere con la regia della polizia municipale. Cerchiamo di curare l'accoglienza dei bus indirizzando la maggior parte di essi ai piani, dove c'è poi il trenino che li accompagna fino in centro, e in via subordinata poi altri bus arriveranno invece alla stazione dell'autocorriere, mentre per quanto riguarda le autovetture a disponibilità ci sono tutti i parcheggi del centro, dopodiché li indirizziamo in fiera, da dove col servizio navetta bus possono raggiungere il mercatino. Il traffico è stato intenso ma si è evitato il caos, la macchina ormai è rodata, poi magari ci si mettono gli episodi a rendere il tutto un po' più difficile. È stato il caso oggi di un tutto sommato banale incidente in piazza stazione che ha provocato non pochi disagi. Domani si replica e fin d'ora e per tutto il periodo prenatalizio l'invito ai bolzanini è di usare il meno possibile il mezzo privato, specie nei weekend. Naturalmente l'invito per i nostri concittadini è quello di non utilizzare l'autovettura, di muoversi con metodi alternativi, date che le condizioni del traffico saranno sicuramente difficili.